Signori, bentornati in un nuovo episodio di Layers of Fear. Nelle ultime puntate abbiamo comunque capito più o meno tutto quello che gira per la testa del nostro protagonista. Abbiamo addirittura trovato un dito. E tutto questo per dipingere un ritratto che penso sia di nostra moglie. Molto probabilmente noi, in preda a tutta, diciamo, la nostra testa, tutte le sofferenze che abbiamo riguardo a nostra moglie, sensi di colpa, rabbia, odio, che più ne ha più ne metta, penso sia nostra moglie. E devo dire, è una gnocca. È incompleto, ma è una gnocca. Si vede che è una gnocca. In teoria non so se il gioco si finisce dal momento in cui questo armadio, che è praticamente tutto ciò che serve per completare il nostro quadro, sia la fine del gioco. Se così fosse, questo qui dovrebbe essere l'ultimo episodio dove appunto andiamo a trovare l'ultimo componente per completare il quadro. Spero soltanto che in questo, diciamo, terrore che stiamo vivendo col nostro protagonista ci sia un lieto fine. Spero che almeno qualcosa il nostro protagonista la conclude, magari riesce a superare questo trauma, questo lutto, o semplicemente muore così, inculato e dimenticato da tutti. Qua c'è sempre la porta impossibile da aprire. Siamo tipo vicino alla cucina che si è spostata. Prima non era così. Direi di no. Cammino. Ma si può aprire? Apriamo tutto. Ma dubito ci sia comunque qualcosa. No, non penso. E qui non si può passare. Vediamo se possiamo passare da qua. E da qui mi sa di sì. Posti sempre più allegri. Aggiungerei. Proseguiamo. Che oggi comunque so che non c'entra un cazzo col gioco, ma me la sono presa troppo a male perché avevo messo su Instant Gaming la notifica di avvisarmi quando c'era Fear Platinum Edition, il primo Fear. E praticamente è arrivato il tempo che entro su Instant Gaming, l'hanno già finiti di nuovo. Porca puttana. Oh, wow, wow. Avete visto una figura così inquietante che teneva in mano un roditore? Oddio, sto vivendo. Mi metto al centro. Cosa sta succedendo? Cosa significa tutto ciò? Qui c'è qualcosa che devo prendere. Il ratto. You mind explaining this to me? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Stop lying. We both know it couldn't have gotten there on its own. Ho preso un ratto. Ah, è una porta. Attenzione. Oh cazzo. Oh cazzo. Io me ne vado. Lei può aprire? Voglio vedere solo se può aprire, raga. Aspettiamo un po'. Minchia, raga. 100 euro e si apre questa porta. Magari c'è lei dietro subito al jumpscare. Però secondo me è così. Andiamo nell'ovvio. Quindi direi di andarcene. Oh, questa era la finestra, quella che poi si chiudeva malissimo. Che si è richiusa malissimo. Oh. Pittura sui muri, pitture ovunque. Questo quadro. Oddio, una porta così. Cado nell'oblio. Cos'è? Cosa c'è? Godzilla? Mamma mia, è brutto così. Non vedo nulla. Comunque è palesemente una zona della casa bruciata. Ma dove stracazzo siamo? Vabbè, comunque è tutto frutto della nostra immaginazione. Palesemente è impossibile che tutto questo sia reale. Il gioco è anche molto semplice, raga. Non ha enigmi, è molto lineare quello che dobbiamo fare. Oh, mi viene l'ansia a girare sta cosa. Cosa sto prendendo? Madonna. Oddio, raga. Ti prego, abbiate pietà. Cos'è, una testa? Ah, sono tipo tutti i miei quadri ammucchiati qui. Non dubito mi debba buttare, quindi magari andiamo avanti. Mamma mia, guardate qui, sono tutti melma, cose squagliate. Cosa cazzo c'è in queste stanze? Oddio, 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 dalle ceneri raccoglierai i frutti. Is
that her? Sono delle bende. Oh, can she hear us? This is all fixable, right? No, you don't understand. Her face, her hands. I... she will be devastated. Vai a cagare, ti prego. Sei, sai ancora dipingere? Prendi per il culo? Tutta la mia vita ho dedicato alla pittura. Non c'è altro qui che pittura. Solo semplice pittura. Minchia, ma è una tavola Ouija, attenzione. Cazzo devo fare? Oh, no. Oddio. Ah, sai ancora dipingere? Sì. Ho messo sì. Cazzo devo fare? Ah, io ho usato pure una tavola Ouija per lei. Egregio signore, mia moglie sarebbe onorata di suonare al suo matrimonio. Ci chiami questa sera e ci occuperemo dei dettagli. Il nostro numero è 363-853. E poi è strappato. 363-853. Yes. È così, dobbiamo trovare altri dettagli. Altri dettagli. Novembre, penso che dovrei essere felice. Giusto perché è novembre. Perché non lo sono? Ho una bellissima figlia. Penso che lo sia. So che lo è. Ma allora perché non riesco a guardarla senza sentirmi male? Perché sarà brutta in culo. Un tempo avevo un marito affettuoso, magnifico, premuroso. Ah, è una nota di nostra moglie. Adesso non vedo altro che quest'uomo strano, interessato solo ai suoi dipinti. Come se avessero qualche importanza. È tutto così inutile. La musica prima mi aiutava, adesso non serve più a nulla. Il mio cambiamento dal nulla dovuto ai dipinti. Però comunque era il mio lavoro, ci campavo io con questo qua. Non è che proprio nostra moglie deve esagerare a livello, ci esistono solo i dipinti. Grazie al cazzo, come mangiamo? To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty, everlasting, una collana immortal, appartenente presumo a mia moglie. Cos'è? Non lo so, quadri inquietantissimi. Comunque l'effetto che ti danno i quadri... Ah, quello è un quadro di mia moglie. L'effetto che ti danno i quadri è interessante. Allora, sicuramente più allegra della stanza precedente. Questa è un po' meno. Ma è caduta la sedia, madonna. Oh, un foglio. Ammasso di parassiti, il cancro della casa, fetore ripugnante, oddio, i rumori. Mica, questo è proprio i ratti. Li odiava a morte. Abbiamo qualcosa in comune. Oddio. What is taking so long? Open this fucking door. I need to go. Open up. Hell is... Oh god. No. No, 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 no. What have you done? No. Nostra moglie si è tagliata le vene. Mamma mia, raga, quante cazzate. Cos'è? Trattengo il respiro. Sì. Ok, se trattengo il respiro vado a vedere cosa c'è qua. Ok, devo tenere premuto. Si sta grattando il culo. Di nuovo? Ma... No, raga, mi si è buggato il gioco. No, si è buggato il gioco. No, e ritorniamo da qui. Ma che due coglioni. Faccio tutto nel modo più veloce possibile. Ah, no, ok, siamo qui. Allora, qui vediamo questa immagine. Possiamo uscire o farlo di nuovo? Io sarei curioso di rifarlo di nuovo. Vediamo se non si bugga come prima. Vedi, abbiamo cambiato visione, immaginavo. Qua almeno è molto più tranquillo. Una bambola al pianoforte. Ma tutto va completamente a puttane. Vediamo, ci riproviamo? Ci riproviamo. Oddio. Cosa stiamo vedendo? I giocattoli che prendono vita. Oh?
Che poi io comunque sto facendo questa cosa come se mi sto uccidendo in un certo senso, vedendola così. Cioè, io praticamente nella realtà mi sto mettendo la testa dentro la vasca da bagno così ad affogarmi. Cosa cazzo devo vedere? Quindi si può presupporre che siamo morti. No, invece, siamo vivi. Però forse siamo svenuti. Cosa cazzo c'era qua dentro? L'occhio. Someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. Ah, quindi ci vuole qualcuno che giudichi il mio lavoro. Scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Da tutto questo schifo sarebbe uscito qualcosa di bello, capito? Siccome io volevo essere criticato, la mia ultima opera, volevo che fosse appunto apprezzata, quindi siccome non voglio l'opinione di un critico, gli tolgo solo l'occhio così so che l'ha guardato. Molto interessante. Attenzione. Ok. Dama, un quadro che non si capisce, il cervo. E dove stracazzo vado? Sembrava tipo un coso della dama. Qua ce n'è un altro. Sì, sì, è proprio un coso della dama. Oh. Wow, minchia sia fantasia. Fatto proprio bene. Oh. Qua ti dà quella sensazione che ti gira la testa perché ti gira la visuale da solo. Guardate qua, uno che piange. Pure il fazzoletto. Devo giocare a dama? Cos'è? Mi devo sedere? Devo giocare? Cosa minchia vuoi che faccia? Non posso... Oddio, ma che cazzo di ratto è? Oddio, di nuovo mi gira la testa. Sto girando tipo come se fossi io quel Carrie Lonely. Mamma mia, ti fa girare la testa veramente sta roba, raga? Non pensavo. Pensavo fosse una porta, ma no. Si apre il cassetto. Madonna. Però non c'è nulla. Posso fare nient'altro. E io che piango. Forse questo qui sono io. Io che piango. Però vi giuro che non lo sto... Non lo sto capendo. Forse qui è che c'è qualcosa. Niente. E qua sembra che non ci sia nulla. Oh. Ok, qualcosa l'ho trovata. Arrivato qui. Cos'è? Sto giocando a dama con i mostri nella mia testa. Guarda qua, sembra quasi la Trinacria. Bimbi sudati che giocano, tutto normale, tutto regolare fino a qua. Non vedo nulla di strano. Tutto normale. Ok. Volano spazzole. Da qualche parte qua c'è il coso. Cos'è che tappa questa voce? Magari c'è il coso della dama. Ma cosa stracazzo devo fare? Perdonami. Sul tetto? Cosa? Cosa è comparso? Che mi fai questo sound incredibile? Qua perché si è tappato? È caduto il gettone. Cazzo è. Mamma mia, questo è proprio completamente impazzito il nostro personaggio. Qui sta volando tutto, tutto ribaltato al contrario. A me mi gira la testa incredibile qui. Che cosa speri di vincere? Cagare, va. Ah, qua si apre un'altra stanza incredibile. Possiamo andare di sopra, qua cosa c'è? No. Era una palla. Ok. Ho ritrovato... Posso fare la mia mossa? Lo prendo come un no. È tutta sta zona qui? Qua c'è una vasca da bagno, ma che non... Ah, qua ce n'è un altro. Non ti cazzare, ritratto. Asciugamani, niente, niente di... Nel cesso c'è pure qualcosa. Cos'ha? Che mi gira la testa. Tira la leva, tira la leva. Beh, vado a giocare. Faccio di nuovo la mia mossa. Ma io chi sono? I neri o i bianchi? Madonna. Oh. Cos'è? Risalgo sopra. Si sarà aperta?
qualcos'altro. A parte questo dipinto diventa bellissimo. Accendo pure le candele, dai, così è più bello. Carillon della bambina. Qua si è aperta un'altra area bellissima, già che vedi un ritratto nel forno. Due ritratti nel forno, tra l'altro i dettagli, vedi, io e mia moglie, presumo. Che cazzo è? Non l'ho capito cos'era, ma presumo nulla di buono. 21 grammi di che cosa? E qua... sto finendo questa partita. Nel frattempo si è aperta quest'area qui. Buon Giorgio. E quest'area qui... questa sembra sempre lo stile di quella porta chiusa con le catene. Cos'è? Una cassaforte. E ora quale cazzo è però la combinazione? Che c'è una cassaforte. Il problema è capire qual è la combinazione di questa cassa. Cos'è cambiato? Dio, stiamo completamente impazzendo qua. Qua siamo proprio ai limiti. Qua si... ma a cagare. Oddio, il cuore così. Porca puttana, tutto questo. Siamo qui completamente pazzi. Io direi di dipingere con l'occhio. Vediamo come diventa il ritratto. Ah. Yes. That's it. It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. Ma che cazzo sto vedendo? Close. This time. I almost had it. Quindi alla fine volevamo fare un'opera magari buona, invece era di nuovo un'illusione. Guarda cosa cazzo abbiamo disegnato. Ah, una in mezzo agli altri, quindi ci abbiamo provato e riprovato. Tutti uguali. Ok. Secondo me questa qui è la casa reale di come è messa adesso. Noi siamo usciti dalla camera che era della bambina. Questo è il nostro ufficio. Questo è come abbiamo iniziato il gioco, che era più o meno così. C'è una chiave. Mia carissima moglie, So che i mesi passati sono stati devastanti. So che avrei dovuto darti maggior supporto, più premura, ma soprattutto avrei dovuto prenderti il ancora non riesco a credere che alcune delle cose che ti ho detto. Credo di non essere stato fatto per essere un buon marito o padre. Pensavo di poter essere un grande artista, ma anche quel sogno si è concluso. In sua mancanza farò del mio meglio per trattarti con tutto l'amore e comprensione che meriti. Sei l'amore della mia vita, la mia musa. Non leggerai mai questa lettera, mi dispiace tanto. Quindi abbiamo pure rinunciato alla nostra carriera di artista. E abbiamo fatto bene, mi viene di dire. E questa qui dovrebbe essere, mi sa, la casa reale, raga. Che è crollato il tetto, che le librerie sono così. Guardate forse in che stato io vivevo. Certo, noi abbiamo visto tutto questo come un'allucinazione, ma questo penso sia realmente così.
Questi chi sono? Sono tutti dei... Minchia, raga, non mi dite che questi qui sono i programmatori del gioco, tipo... Non lo so, come se fossero titoli di coda fatti così. Perché vedi, concept artist. Guardate la stanza da letto come realmente è. La casa è bruciata. Aspetta, voglio scendere sotto dove c'erano i quadri, dove abbiamo iniziato, che era tutto così. Guardate invece in realtà che quadri erano. Questa ho usato la chiave. Questo era il mio ufficio. La porta che vedevamo barrata era proprio l'uscita della casa in realtà. E sta prendendo pure un senso alle visioni che abbiamo avuto. Vediamo il bagno com'era. Pittura per non guardarmi allo specchio. Mobili rovinati. Guardate qua pure le pareti. Qua è dove dipingevo io, quindi. Ok. E ricomincia. Mamma mia, proprio un... Proprio psicologico, capito? Mamma mia, però l'abbiamo completato, raga. Tanta roba sto gioco. Non mi aspettavo che era così alla fine intrigante. Signori, questo gioco è giunto al termine e io direi di poterci salutare e noi ci vediamo nelle prossime serie. Vediamo cosa ci possiamo inventare. Comunque il 2 lo porteremo. Layers of Fear 2 lo faremo anche. Niente, bello, bello, bello. La storia di un uomo che alla fine non ha superato un cazzo del lutto, del suo problema depressivo e tutto. È rimasto lì. Vedi, il gioco si finisce riniziando. Guardate che bella sta roba. Mamma mia. Complimenti a sto gioco, tanta roba. Alla prossima, signori.